Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale Semi Screw. Oggi siamo qui con la seconda parte della reaction al QVC di Jamie Tights. La prima parte è già sul canale, che le facciamo uscire lo stesso giorno. E quindi niente, sì, in descrizione c'è il video, la prima parte. Invece adesso partiamo subito con le altre tracce che ha fatto uscire poche ore fa in free download su Mediafire. La prima traccia è giù da un po', tra parentesi. In free download. Non sapevo. Sì, è una scrivici. Giù da un po', 2010. Director Musical. E poi abbiamo cominciato ad andare grande, se non si ascoltate tutte le note, in genere, potete però parla. Traccia d'apertura del disco, in cui adesso che questo qua è il QVC volume 8. Anche la parte registrata. Sì, all'inizio, per far capire un po' come è arrivato a iniziare a scrivere. Una cosa, un intro particolare. Sì, ho fatto capire un po' di cose. Sì. Nella parte parlata in me. Poi, The Rolling che abbiamo già fatto, la traccia numero 2, nella prima parte. Poi, Davi, che ha fatto Davide, adesso fa Davi, e la prossima sarà Da. No. Poi illuminato. Boh, Davi, terza traccia. Vai. Che bella è. Meno del mezzo. Interessante. La cover di? Mi sembra un evento. Che bello. Ma poi la cover della canzone. Ah, non l'idea. Non so come lo penso, sono messo più dall'inizio. Tieni, ti raccomando il libro. Il tuo bot. No, no, no. Quindi, terza tassa del QVC, bella traccia, carina. Cioè, ha fatto dei bei incrassi, poi mi piace come ha avuto il tono in questa... La base. Anche la base su bella, un bel pezzo, secondo me. Rispetto agli altri che ho sentito la scorsa roba un po' più forte. Però, rispetto alla seconda, alla prima parte è già meglio, nel senso. Poi sì, vediamo. Sì, sì. È una cover di non mi ricordo quale canzone, però. Ma sì, la troviamo, se siamo su internet la troviamo, però comunque se le sappia già. Quarta e quinta l'abbiamo già fatta nella prima parte. Passiamo. No, quarta, quinta e sesta, perché giuro che Toradol e Bad Boy si erano già. Ok, quindi già queste cose le sono già fatte. Adesso c'è un bel filone di tracce che devono sparare di fila. La prima è ok, punto esclamativo. Io sono curiosissimo. Ok, punto esclamativo. No! No! Conclusa la settima traccia, che all'inizio era mi rilassava abbastanza, che era bella cantata. Non poi troppo, un po' ripetitivo. Ritornello, anche il testo. Ripetitivo, sì. Però sì, sì, ok. Il ritornello sempre così, sì, sì. Un po' stufava un po', 3 minuti e 30 un po' pesante. Però dalla prossima da 3 minuti e 30 c'è cioè Passa Fit Tedua. Mi piace molto, e io non mi aspettavo assolutamente di trovare un mixtape di nessuno. Che poi c'è tra tutti, non c'è Madden, quindi... Non c'è Madden, non c'è Tedua in questo mixtape. Vabbè, passiamo subito a sentirlo, perché io non vedo l'occhio. Chissà come ci siamo parlati. Ma io vorrei saperlo, infatti. Facciamo un mix. Insomma, vabbè, la faccia insieme. Passa si chiama la faccia, numero 8 del mixtape. Passa 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 pass
Traccia numero 9 che ci faccio, che l'abbiamo già fatta. Passiamo a Work con Martina May, doppia M. Meno Maxi. Martina May, tu la conosci? Io no. Tu no, quindi. Non sarò nemmeno sapere. Beh, no, zero. No. Io per arrivare alla fine la schifo, tanto come. No. Vabbè, almeno si diverte a fare tutto. Si diverti tu? Ma magari per cambiare un po' base. Però no, sì, ma. È un po' la copia 2 mix del. No, vabbè, non è che capace. Perché mi hai fatto fare una traccia un po' più di la sconosciuta questa? La sua classica cantante di gara. Il cavolo di Napoli, giustamente. Ma la sua pezzo è bella, la sua pezzo è bella. Il pezzo di K. Al buon buon, devi fare lei. Lei lo fa un po' meglio che il suo più lungo. Perfetto, giustamente se non riattacca neanche, dice finisci sulla traccia, che io il mio l'ho dato, per fortuna. E noi siamo contenti così. Detto va, quando finisco, basta. Siamo contenti così. Meno male, non c'è, cioè. Ma sa parte, da me non è tanto in grado di fare una roba del genere, a me non mi è piaciuta la sua parte. No, sembra tipo uno che vuole sfondare tipo con le prime canzoni su YouTube, sì, però. Che prende una base così. No, grazie. Vabbè, brutto. Non mi va, interludio. 1:20, quindi boh, sarà, penso che parlerà. Interludio in cui lui si sfoga un po' con Stato YouTube, un po' a cagacazzo. Certo, ha detto un po' di cose sue, però. Sinceramente. Non è il pezzo che ti vedo ascoltare. Ovviamente non è un pezzo, non è neanche un pezzo, è un interlude in cui ne parla. Sì, per fare massa. Quindi. Okay. Perché l'hanno fatto su traccia questa cosa. La 12. Poi c'è Pin, che c'è un po' di altro. Molto attesa da me. Da te. Car Brain. Allora. Codice Pin, Car Brain. Il nocciolino e Car Brain parla di Bancomat, adesso fa parlare. Codice Pin. A Gen. Yeah. Codice Pin. 12esima traccia, Fit Car Black. Un'altra volta, ragazzi, sono uguale. Mi piace, sono uguale agli americani. Non mi piace. Non passa di lì, ma sentire. Però Pin non c'entra un cazzo. Il Pin? L'ha detto il Pin? Ti sblocca il cervello fra 15 Pin con questa traccia. Non mi ha fatto impazzire. La traccia ti sblocca i 15. Speravo. Vabbè, ma non te lo devi sentire, comunque c'è sempre cose strane. Sì. Anche nella razza che faccio con i Mischilla che non mi avevo sentito alla fine, comunque ce l'ascolta. Vabbè. La traccia comunque va, a me piace. Si può ascoltare. Si dice di peggio. Assolutamente. Yeah. Da solo. Yeah. Ormai. Si va di acclamazione. Io non mato per. Dici. Però. No. Inizio. No. Quindi con X Factor, finché. Probabilmente chi. Non c'è modo. Mi interessa un preferisci, se no. Ma la prima traccia qui, così. Sembra un po' palincoli questa traccia. Sembra dal titolo. Sì, pensavo, sì, anche pensavo una roba molto allegra, trappata, sarà una roba così. Vale, solo il pianoforte. Invece era molto. Non è brutta. Tipo Alex. È piaciuta molto. È carino. Un po' la serie lunedì di Sarno. Sì. Appunto, 666.
Quei tracce che a me piacciono, non è la classica trappata, quindi per fortuna si sì. Cambia anche un po'. Rossi, due cartellini. Come ce n'hai qua? Con Nice Vegas Jones, quindi bomba! Me l'aspetto. Sono i carichi per questo pezzo, dai. Alterna pezzi A e pezzi che non piacciono qui. Speriamo, vai. Vai. Rossi. No. Vince. Di Vince. Ok, la cattocca. Vince. Copiando Amigos, non mi è piaciuta tanto la parte la scelta non mi è piaciuta, però non è molto già per quanto riguarda per quelli che ha fatto entrare nella canzone, per quanto riguarda la Vegas Jones, però Vegas, ma anche Night, sì, secondo me Vegas ha fatto veramente tanta roba, sì, l'ha rimesso in piedi senza di lui, sì, l'ha tenuta su come in claro, ormai dei pizzi va sempre a vedere. Ma si è fermato. Non in generale. Andiamo alla quindicesima. Tanto sgrasso che è andato. Sento un fresco. Fresco. Fresh. Fresco come Vegas e Tello che entrano nel pezzo. Fresco. E Flair, cosa ti chiama? Quello che ti faccio ci sono stati. Sì. Quello fatto fare il freestyle sfera. Sì, sì, sì. 5 palle di boccia. Mettiamo in questa parte. Diciamo che avevamo più la bisfera. Questa parte è troppo bella, veramente. Cosa sono? Uno di 48. Però se non è un faccio così ci voleva. Che rappava bello deciso. Si prova su queste tracce. Ma lo c'è veramente tanto. Pensai il tornello così. Ti è, prendete sto 1.50 di freestyle. E non vi rompete la mente. Senza di me, già fatto, tanto che ci era piaciuta, Rain Man, e poi c'è l'altro, quindi le ultime due tracce del mixtape, e poi tiriamo le somme, Rain Man. Vai. Chiusa pure questa carica, sì, assolutamente. Io sono contento perché comunque rispetto alla prima parte che avevamo fatto nell'episodio precedente, qua secondo me a parte qualche traccia come avevamo visto di Work o qualcos'altro tipo ok, le altre sono, diciamo, abbastanza belle, ma secondo me ha fatto apposta come ti ho detto prima a mettere le prime le prime del caso. Sì, anche ci sono visti dei commenti su Instagram abbastanza negativi. Sì. Però. E ci sta parte sì. Per ora, a parte di qualche traccia, però tutto il resto ci posso stare. Sì. Botto. Diciottesima traccia, altro con quelli scratch di bassi maestri. Hey. Ciao, questo è Lotto. Ciao. È Lotto. E mandiamo fuori, anche se abbiamo la di rotto. Passano gli anni, voglio no, non cambiamo molto.
fa cinta. Chi se ne frega se la musica che fanno è finta. Si comprano gli anelli, si fanno la tinta. No, che non posso dargli la pinta. Perché si tratta ancora di essere migliori. Di crederci come se fosse religione. Che tutto questo male di vivere. Se sto chiuso in casa a scrivere per non far sentire che prigioni. Penso a tutto su questo, non c'è ancora. La si è aggravata nella vita così. Sì, sì, sì. Madonna, così. Questa cosa qua bella, vecchio stile. Perfetto. Sì, anche forse la più bella. Chiude alla grande il disco, ritornando un po' alle origini. Quindi beh, il 15 si conclude qua. Io sono soddisfatto, cioè sono contento perché rispetto alla prima parte che era uscita l'altro giorno, appunto, mi è rimasto un po' deluso. Invece qua, secondo me, il livello si è alzato, ho tirato fuori delle belle tracce, quindi sono contento. Per te? Per me, sì. Qualcosa che non mi ha convinto c'è, però nel complesso è un bell'album. Soprattutto... Non può andare tutto bene, insomma. Cioè, sì, per considerando che è gratis, cioè, se non ci siamo ancora. No. Poi contando che... Poi ha mischiato un po' di tutto, cioè. Sono 18. Ha mischiato veramente di tutto. Poi magari alcune tracce che... Tutto bombe. Sì. Poi diciamo, magari alcune tracce che non piacciono le magari piace altra gente, quindi non è che per forza fanno tutte schifo. Cioè, alcune fanno schifo che visto che non ci piace. No, infatti sono soddisfatto. Sì, 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 anche. Quindi un buon QVC. Quella che mi ha deluso di più. I Work. Ma per la parte sua, perché per la parte sua, non l'abbiamo capito. Ma per me era bella. Forse non l'abbiamo capito. Poi c'erano magari tracce come che ci faccio, che erano un po' noiose, ok, che erano un po' troppo... Quella è questa qui che c'era piacere di più di oggi. Sì, di quelle della mia classe, sì, delle autoprodotte. Poi i featuring abbastanza azzeccati, sì, provato gente nuova, non ci sono i soliti Madman e Achille Lauro. Ci saranno rimasti male. Buono, mezzo. Tanto bene fare un altro mixtape, quindi di sicuro ci sarà. Sì. Chiudiamo qui. Fateci sapere cosa ne pensate. Voi avete visto che siamo rimasti abbastanza soddisfatti. Quindi sì. Ci vediamo al prossimo video. Bella!